Emilia, Michele Emiliano è al sindaco della città di Foggia, Franco Landella. Un saluto, ma sono padroni di casa come me, al magnifico rettore professor Maurizio Ricci e all'amplissimo preside, il nostro professor Vendemiale. E quindi un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che già da un po' di tempo ci attendevano per questo augurale ormai consueto appuntamento, sì, perché Presidente, noi decidemmo, ed entro subito nel vivo per cercare di un po' di recuperare la tempistica, decidemmo nel dicembre 2017 di avviare questo percorso, che è anche una conferenza di servizi in realtà, ma rappresentava una sorta di patto monitorato, di racconto monitorato degli impegni, delle evoluzioni, degli sforzi che abbiamo fatto per riallocare o allocare l'azienda con tutta la sua realtà, la sua complessità al centro del panorama regionale, non solo pugliese, diciamo, portato l'aspetto logistico. Per cui io senza indugio, per esempio, sempre per cercare di recuperare ulteriormente il tempo, chiaramente il saluto e il ringraziamento per così è esteso a tutti coloro che anche da per motivi d'ufficio sono qui presenti, oltre che per motivi di amicizia e vicinanza all'azienda, non solo da Foggia ma anche da Bari e da tutte le realtà regionali. Avrò modo di citare alcuni passaggi fondamentali. Per cui io, come abbiamo organizzato questo incontro e come le altre due volte, questa è la terza edizione, ci sarà una mia rappresentazione che dovrà essere anche diciamo, capace di illustrare efficacemente, non so se di mandare un po' di tempo, e dopo ovviamente continueremo con gli interventi che poi avranno una conclusione. Poi è previsto, per esempio, lo dico subito, visto che dobbiamo anticipare, un messaggio di prenotazione per il giugno di quest'anno, giugno-luglio di quest'anno, e poi è previsto un brevissimo giro col Presidente in due luoghi simbolo. Uno caratteristico della riorganizzazione dell'azienda e della sinergia dell'azienda ospedaliera universitaria con l'azienda territoriale, che è la visita, non è l'inaugurazione, ma dell'ultimata sede della psichiatria che come si è come noto è la direzione universitaria ed è riallocata, conferita in assistenza con deliberazione come per gli istituti di igiene in azienda, grazie alla collaborazione c'è il dottor Piazzola, direttore generale dell'ASL, che ha accelerato i percorsi di conclusione, e poi il Dipartimento Emergenza Urgenza, che ormai è una realtà che si è consolidata e che avremo modo di vedere tutto, diciamo, la sua premessa di funzionamento. Il resto sarà descritto attraverso queste slide.